Ma non ti senti in colpa? Non pensi che stai dando un brutto esempio? No, idiota. Domenica è Pasqua, lunedì Pasquetta. L'unica cosa positiva di questa cosa è che questo fine settimana i miei vestiti non puzzeranno di carne di maiale. Questa è una soddisfazione. Tutte le volte che andavo alle scampagnate, tornavo a casa che facevo schifo, facevo, e mi inseguivano i cani randagi che c'erano per strada. Un'altra cosa che mi ha incuriosito in questi giorni è che hanno proposto di aprire le chiese. Chi fa queste proposte significa che non capisce quanto è avanti la religione da questo punto di vista. È avanti anni luce alla scienza. È chiaro, perché la religione da 2000 anni ha inventato la preghiera wireless. Tu ti colleghi wireless con chi ti ascolta, non è che hai bisogno del Bluetooth o dei giga, no. Tu ti colleghi, dici ti prego, aiutami, sai, ho bisogno, e lui ti sente. Con il wireless è fantastico perché c'è questa connessione che va su, senza satellite, senza inquinare. La scienza ci è arrivata 2000 anni dopo a creare questi dispositivi con i quali tu ti colleghi. Quindi, a cosa serve andare in chiesa quando io mi collego wireless da casa e lui mi ascolta, gli mando tutte le immagini, anzi, se le prende da solo, si collega col mio wireless e vede tutte le immagini che ho in testa, non quelle belle, quelle più brutte, e poi mi punisce pure. Te lo dico io di collegarti via wireless con me, ah, chi te lo dà il consenso? Questo è per farvi capire che la religione è avanti, quindi non sottovalutatela con la vostra mediocrità, ok? Ho visto questo video dove c'è quest'uomo che urla alla gente, si incazza perché c'è gente che fa la spesa e spende 5 euro. Dico, ma a te che te ne frega? Non ho capito. Spendo 5 euro per la spesa? Eh sì, mangio poco. Ok, ognuno ha i suoi gusti. Quella con la quale sto, da un mese non si trucca. Io non lo sapevo che aveva tutti sti brufoli in faccia. Cioè, adesso l'ho scoperto. Cioè, brufoli che non ho mai visto. Da un mese non usa il trucco, dovrebbe avere la pelle migliore. Invece no. Cioè, sta lì tutto il giorno a mandarsi foto con le amiche, ste sceme, le quali le mandano pure loro le foto con i brufoli in faccia. E poi si confortano, perché sono ipocrite, le femmine sono ipocrite, si confortano tra di loro e si dicono: ma no, amore, stai benissimo. Stai benissimo. C'è la cartina geografica in faccia e stai bene. Ha mandato una foto alle sue amiche con tutti i cerchetti dei brufoli che c'aveva per contarli. Guarda, ne ho 24, ieri ne avevo 23. E io devo stare in quarantena, capito? Con questa gente, con questa gentaglia. La prossima volta che diffondete un virus, fate un virus che la gente non deve stare a casa. Cioè, io quel virus lo vorrei pure prendere. Non andate a casa che vi ammalate, uscite, e io quello voglio. Un virus che mi faccia uscire e stare in giro tutto il giorno a cazzeggiare. Perché non vai a casa e c'ho il virus? Devo andare in giro per negozi. Ah. Adesso in televisione mandano tutti questi spot dove ci emozionano con queste immagini degli infermieri, dei medici che sono i nuovi protagonisti dei film della Marvel. Sì, sono i nuovi eroi. Non c'è più Spider-Man, Superman, no, Iron Man, no, non li hanno licenziati. Gli OS, sì, gli operatori sanitari, gli infermieri, sì, tutti loro faranno i nuovi film della Marvel perché sono eroi. Si è scoperto adesso, in questo periodo, che sono tutti eroi. Non dite cazzate. A parte che gli eroi non sono pagati, primo. Gli eroi si trovano sempre lì per caso. Tu sei lì per caso e salvi una persona. E se quello è un eroe. Uno che ha studiato non è un eroe, è uno che si è fatto il culo. Ragazzi, io veramente devo parlare di queste cose. Cioè, devo dire queste cose e io le dico. Ok. Gli eroi non percepiscono denaro. Spider-Man è pagato per quello che fa. No, anzi, rischia pure il lavoro. Superman era un eroe. E come era trattato in ufficio? Una merda. Aveva gli occhiali da sfigato. Non trombava mai. Era un coglione che appena lo vedevi lo evitavi. Bullizzato da tutti. E Batman è Batman. È proprio perché è miliardario. Tutta l'attrezzatura che c'ha se la compra da solo. Non è che gliela dà lo Stato. No, quello riesce ad essere Batman proprio perché non deve contare sui finanziamenti. Gli infermieri, i medici sono persone normali che hanno studiato per fare quello che fanno e lo fanno al massimo. Mesi fa, quando lavoravano negli ospedali fatiscenti di merda, in quel periodo erano eroi. Posso a quest'ora di notte incazzarmi per queste cose? Ci sarà da ridere dopo aver superato questa cosa e riapriranno i locali, le discoteche. Voglio vedere chi saranno tutti quei coglioni che vorranno il privé. Vi saluto.